vero, sei andato vicinissimo al gol, una parata del portiere della Vis, che ha negato la prima rete in maglia rossoverde. Comunque è stata una partita positiva la tua, nonostante sia arrivato poche settimane fa qui, anzi, in rossoverde a terra. Oh, sì, sicuramente devo ancora lavorare, però sono contento della prestazione della squadra, perché secondo me abbiamo fatto una gran partita e meritavamo la vittoria, però a volte questo non basta, quindi niente, ci rimbocchiamo le maniche e pensiamo già alla prossima sfida. Abbiamo visto svariare molto, no, sul fronte offensivo, vi siete intercambiati con gli altri due compagni di reparto, quindi non eri soltanto, no, una prima punta, però all'occorrenza tante volte hai giocato anche in un'altra posizione. Quindi il mister vi ha chiesto queste specifiche direttive oppure vi siete trovati così nel campo? No, il mister ci spiega sempre che gli piace attaccanti che svariano molto, che attaccano la profondità, e quindi cerchiamo sempre di muoverci molto. A volte lo facciamo bene, a volte un po' meno, ma l'idea è quella, diciamo. Siete stati più pericolosi il primo tempo del secondo? No, forse sì, sì. La prima partita stagionale un pochino si è sentita? Sì, ma sicuramente il primo tempo la manovra era più fluida, eravamo più freschi e giocavamo un po' meglio. Nel secondo, diciamo, c'era la voglia di vincere, però magari le gambe c'era un po' meno, quindi le azioni sono venute un po' di meno e magari anche un po' più sporche. Però l'atteggiamento secondo me era quello giusto, perché abbiamo dato tutto fino all'ultimo secondo. Ecco, vi aspettavate una Vis così, insomma, ben organizzata dal punto di vista, insomma, tattico? Il mister ieri, per esempio, in conferenza aveva detto, no, che il mister Colucci avrebbe, insomma, schierato una formazione accorta. No, secondo me nel calcio di oggi tutte le squadre sono organizzate, perché ormai sono video, ti studiano, guardano le partite. E loro si chiudevano bene, venivano a prestarci bene, e quello sicuramente. In Serie C difficilmente trovi una squadra disorganizzata come in B e in A. L'organizzazione ormai nel calcio italiano c'è. Guido, questa è la Serie C, dovremo altre partite così? Lo so, la Serie C è così, ma non c'è problema, ci adatteremo al campionato e giocheremo per vincere. Quasi 500 tifosi, anzi un po' di meno, che sono venuti oggi a Pesaro per vedere questa giornata vincere. Purtroppo non è riuscita così, però comunque, nonostante, no, la retrocessione dell'Angeli, però l'anno scorso, insomma, i tifosi hanno subito questa brutta retrocessione, erano comunque tanti oggi. Ah, quello sicuramente sarà un fattore importante, quello dei tifosi, per tutto l'anno, perché quando hai molta gente che ti incita fa sempre piacere e ti dà la forza, ma proprio nel momento in cui stai soffrendo ti dà la forza di dare qualcosina in più. Quindi sicuramente fa piacere e speriamo che vengano sempre di più. Non ti dico con quale modulo, che non ti voglio mettere in difficoltà. In quale posizione ti vuoi meglio in realtà? No, sinceramente ho fatto tutti i moduli e tutti i ruoli, quindi è un po' indifferente per me. Tutto sta alla squadra. Quando giochi bene è bello giocare da tutte le parti, quando giochi male fai fatica da tutte le parti. Che cosa ti ha convinto nel venire a Terni? Diciamo che avevi anche altre squadre, no? Che ti hanno cercato. Diciamo che le altre tentennavano un po'. Qua invece mi volevano fortemente, poi c'era il mister che avevo già avuto, mi ha chiamato, ho fatto una bella chiacchierata, so che mi voleva e ho accettato. Riassumendo, cosa è andato, che puoi dire, cosa non è andato stasera? No, sicuramente non faccio fatica a trovare lati negativi, potrei dire potremmo essere più incisivi, non abbiamo segnato, si vince una rete, altro non saprei che dire. Le cose migliori? Le cose migliori secondo me stava l'atteggiamento, perché comunque sia sono appena arrivato, ma anche i miei compagni era parecchio tempo che non giocavano, perché poi un conto sono le amichevoli, un conto è una partita ufficiale, e invece siamo fatti trovare subito con la concentrazione giusta e l'atteggiamento giusto. Ultima per me, forse dobbiamo trovare un po' di affieramenti, oppure una prima partita ufficiale in realtà, che fa parte del progetto. No, secondo me quando ci sono le occasioni vuol dire che ti trovi, che c'è
in campo ti trovi, poi non siamo riusciti a buttarla dentro. Io ho avuto due occasioni e non sono riuscito a buttarla dentro, poi altre mezze palle gol, quindi l'importante è che ci sono occasioni, poi dopo arriverà anche il momento che con tre occasioni butteremo dentro tutte e tre. Ok, grazie. Grazie a voi.